Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, per la terza volta devo registrare questo video su un gioco talmente epico che non ci gioca più nessuno da 11 anni. Pro Evolution Soccer 2003, che non è mio. Però ci gioco, perché è epico. E non gioco neanche da solo. Salve, come al solito sono di Fabio nuovo io, Caressa! Aci. Vai, si gioca, si gioca. Dai. Giappone senza Nakata, non si sa per quale arcana ragione. La Cina è tutta difesa poi. Cioè È tutta difesa e a sto punto sarà un neanche. problema. Chissà quanti gol prenderò. Chissà quanti gol non farò io. Allora, la Allora, mitica formazione è mi questa. ricordo che devo cambiare lui. E Io mi ricordo che questo c'è Nakata è una sega. lui che è E ci forte. vuole. Dampian. Dov'era? Ma c'è da. Chi avevo messo dentro prima? Non mi ricordo. Avevo messo Endo forse? Sì. Uff, sì, Endo. Direi che ho Perché c'è fatto. la potenza tiro. Io direi che non c'ho la squadra. Ishikawa? Però c'ho Santos. Gamon Ishikawa? Ok, faccia. Eh no, al posto dei Inamoto mi sembra un po'. Beh, che cambi posizione. Ogasawara? Levalo. O Ma Santos? Ogasawara c'ha la velocità. E Ma l'accelerazione. poi c'ha la potenza tiro. Attimo. Vabbè, vedremo nel secondo tempo. Dai, dai, Suke! Che poi perché ho detto dai, Suke? Suke Jigen. Vabbè, mettiti seduto, fai i tuoi giochetti. Allora, sappiate questo gioco è epico. Vieri attacco 98 e prende palo a porta vuota. Per descrivervi l'epicità di quanto era fatto bene. La Mussi tiro sotto all'incrocio con quello che non è il suo piede, ovvero il mancino, da fuori aria. Questo va ricordato. E Nakata non è titolare in Giappone, che è il giocatore più forte del gioco. No, più forte del gioco no, perché c'era Rivaldo, Crespo. Però Nakayama! Però questo mi fa capire quanto era fatto bene questo gioco. Era di una epicità. Nakayama! Questa è la potenza del Giappone. E adesso vedremo anche la Cina, si spera. È Spera, se no non c'è Fei, ah, c'è non c'è Fei. vero. Su PES 11 c'era Fei. Che come se l'ha allungata? Guardalo! Questo è stile. Intanto sì, non faccio video da secoli e cosa faccio? Vi porto un gioco nuovo? No, vi porto un gioco nuovo che però è vecchio. Perché è giusto così. No, Nakayama! Partita tesa. Oh, ma che cavolo! Bello sto passaggio, anche questo mi è piaciuto. E questa è PES 3. Attenzione, Santos! Santos Californias. Che battuta. Fallaccio, ragazzi! Attenzione, non verrà. Sì, verrà ammonito. Addirittura ammonito! Di solito questi neanche li fischia. Suzuki! Dov'è passata? No, devo rivedere il replay. Dove è passata? Va bene, A va 2 bene. centimetri dall'incrocio, Va bene. perché i giocatori non mirano a far gol, mirano a tirare sotto l'incrocio. Degli spalti, ovviamente. Voi non li sentite i telecronisti, ma se li poteste sentire. Fallaccio. Vediamo. E neanche ammonito. C'è Liteo che potrebbe far male. Liteo! Il tiro c'era. Attenzione. Facciamoci un vantaggio dato così a caso, Santos. Nakayama! E Perché quando uno. questo è un passaggio filtrante di PES 3 e sono tutti così.
Wembanyama! E voglio fargli fare la doppietta. Ah, poi ogni tanto non dicono il nome dei giocatori, dicono il numero. Perché su PES 3 i giocatori non hanno nome, hanno numero. Suzuki! Sono come le carte di Yu-Gi-Oh! No? Non hanno nome. Dai, almeno le carte ce l'hanno un nome. Sì, una volta. Quando ci avevano fantasia nei nomi. Perché dopo Gagaga, Gogogo e Gugugu. Così Gagagagi. Almeno Gogi Gagagagi. Fuori gioco di Suzuki. Che si dispera giustamente. E dicono solo numeri perché non hanno nomi i giocatori della Cina. Nakayama, attenzione. Che fai sti falli su Nakayama? Grosso arbitro. Era già ammonito, grosso. E in 10 subito così secco. Ma... bellissimo. Dai, Bio, puoi dirmi la verità. Santos! Come ho fatto? Come ho fatto? Su questo non succede mai. Dimmelo. Quanto hai sborsato? Rigore? No. Strano, non anzi, è FIFA. Strano. Non è FIFA. Dai ragazzi, dai. Nakayama. Quello è giusto che non c'è Nakata. Perché non c'è Nakata? Oh. Ogasawara. E fa fallo lui, giustamente. I tuoi hanno dei nomi bellissimi. Così belli. Nakayama! Nakayama! Il secondo gol già sono impronunciabili. E in effetti vediamo che i cronisti dicono solo il numero. Una sì, ma due no, No! Lancio! È pure buono! Era buono! Stai giocando con la Cina, ricordatelo. In effetti non è il Parma dei dopati. Perché non mi fai tirare più con Nakayama? Era già ammonito, attenzione! No, prima... No! Sì! Tanto no! Gioca come prima, inutile. Santos! Che è? Che è? Mano. Mi sa, sì. Non puoi avermi infortunato Nakayama. L'uomo del gol impossibile. Suzuki! Suzuki. Non c'è nessuno con i cognomi epici. Oh! E che cavolo! Ora che la Cina ha quei dribbling. Perché i commentatori sono contro di me? Non è Mancino, abbiamo appurato che non è Mancino. Io! Ma che cool! Questo destro, dai! E ovviamente il portiere che vuole andare a prenderla. Santos. Ovviamente. Da notare la precisione dei passaggi e soprattutto l'allegria dei cronisti. Oh, che tiro! Ogasawara. Pure sto cognome. Sarebbe stato degno di replay, ma... Eppure Ogasawara se li avrebbe già sentito in qualche modo, in qualche vita. Io! Per chi era il vantaggio, una domanda? Per chiunque fosse stato, non si è realizzato. E questo è fallo. Va bene. 39 metri. Chijin-su! Perché la
l'ha presa? Perché l'ha presa? Sarebbe andata sotto l'incrocio. Perché? Questa che si prendeva con due mani tranquillamente. I calci d'angolo sono una cosa improponibile. Non fischiare, arbitro, non fischiare! Sei un pezzo di merda, arbitro, sei un pezzo... Io l'ho sempre sostenuto. Ah, in particolarità, in copertina c'è Collina. È ora di fare qualche cambio tattico. Sì, è Collina. Tipo entrare lui, Gaemon. Gin Gin. Shikawa. Espulso Gin Gin. Non posso dire Inamoto che non mi sembra molto... Però Nakayama è infortunato. Dai, ciò che... Un peccato. Sì, ma adesso entrerà lui, Nagai. Visto che su Italia 2 mettono il film di Fujiko Main. E ovviamente non dice Fujiko Main, ma dice Mine Fujiko. È l'originale, cognome prima del nome. No, Mine proprio. Op. Santos! Santos. E vabbè! E ma che è? Oh! Che è? Oh! L'Olin! Olin, infatti si è saltato tutti i difensori. È Ishikawa. Certo che l'estremo. Ishikawa! Attenzione! Credo pure che abbia i capelli... Oga Sawara! Guarda come prende per il culo. Questa è una parata in otto tempi! Perché qua non ci sono quelle in due. Devono prima assicurarsi che il pallone sia fermo per terra. Non sia mai che prende vita. E questi sono i filtranti come abbiamo appurato prima. E ti faccio un filtrante alto. Porca puttana. Ma perché a te certe robe... A te certe robe vengono, a me no? Perché c'è il Giappone. Questo gioco è basato su Ollie e Benji. E ciò si vede! Ma cos'è? Cos'è? Pure angolo! C'è stata la deviazione dell'aria, Bio. Non per Aristotele. O forse sì. Oh, di tacco! Nagai! Nagai! Questo forse da rosso, Non credo. Io non vorrei... Santos! La Peppa! Che tiro! Bello Ishikawa! Ishikawa! La mette in mezzo! Mamma mia se segnava così Nagai! Che girata! Sperando... Non ha segnato di solito su pressi, colpi di testa. Ma questo ancora 1-0 dopo quel gol assurdo di Nakayama. Era un cross perfetto. Non hai Zanetti, Ace. Non è l'Inter del PES 11 questa. Quel gol con la palla che era uscita... 30 metri fuori. Oga Sawara! Questo ci dà col destro. Bisogna che lo tengo d'occhio. Calma. Mamma mia. Akita! Suzuki. Hop. Vai Suzuki! Vai! Fatti valere! Non è Mancino, lo so che non è Mancino, però mi andava di tirare di sinistra. Al 70° di già. Nagai, prendila una palla. Bella Endo! Questo è un passaggio normale invece. Santos, perché mi fai il pallonetto? Te l'ho detto. E se ne va abbattuto camminando, giustamente, perché un pallonetto da lì.
Nagai! Nagai! Sei l'ultimo! No! 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 Ci stavo sperando il gol di Nagai. E la Peppa. Cioè i filtranti vengono meglio di tacco. Bellissimo. Endo! Partita tesa sul finale. Nagai! 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 Ma perché non tirano in porta? Ma è più piccola! Perché dovreste vedere la distanza regolamentare della barriera? Cioè, io vi giuro, segnare su questo gioco era una roba improponibile. Ma dai, ma neanche così! Fallaccio. Sì certo, calcio di rigore. Te pareva! Ah, c'è almeno uno. Non mi ricordo come si battono i rigori su PES. Punto, perché io l'ho angolato, no? Proprio qualche arcana ragione me l'ha tirata centrale. Attenzione, la fascia è libera. E questo è fatto. Giustamente. 39 metri. Come prima? C'è un giocatore in porta, non so se sei accorto. Guarda il replay, guarda, guarda. E dove va? Entra in porta! Queste cose succedono solo su PES. Suzuki! Il 2-0! Se non segnavano da lì veramente c'era da spararsi. Dai commentatore, deve pareggiare anche stavolta? No, perché parla di pareggio perché sul 2-0 pure! Di prima i commentatori da 41 metri, attenzione. Prova la bomba da 41 metri. Bella. Butta somebody su e qua finisce, qua finisce, non credo qua proprio finisce. Anche per il tempo per... Suzuki! Ce l'ha il piedino. Il problema è che su questo gioco puoi avere qualunque tipo di piede, ma non segnerai mai. Guarda le sultanze. Oh. Hanno vinto il derby di Giappone. Derby di Giappone? Giappone c'è nel nuovo derby di Giappone. Tranquilli, tranquilli ragazzi. Vediamo i dati. Allora, un 4, un 3 e mezzo. È bellissimo vedere i voti perché il più alto della Cina è il tuo portiere con 5 e mezzo. E cioè, sei emozionante. Io penso che più severi non ce ne siano. Cioè, a me 7 e mezzo in Amoto. Oga Sawara 7 e mezzo. È bellissime le votazioni epiche. E direi che per questo video è tutto. Vuoi dire nulla? Ma stai scherzando? Commentatore ha detto a presto, quindi arrivederci.